Ciao Anna, ci ritroviamo in un'altra mostra e tu ne fai tante, io ti seguo quasi sempre, vero? E questa è una mostra un po' particolare per i soggetti e particolare anche per quello che mi hai raccontato, no? Di come tu hai deciso di fare una cosa del genere. Allora raccontamelo un po', come mai ti è venuto questa idea? Completamente questa volta mostra proprio perché volevo fare un punto della mia vita, cioè iniziando dalla mia vita, quindi tutti i percorsi che ho fatto. E quindi da bambina più grande a fidanzata, sposata e con i figli, con la figlia. E quindi è una cosa colorata anche perché in effetti rappresenta veramente tanta gioia della mia vita. Allora, come ho detto prima, ho voluto fare dei momenti della mia vita. Per questo, per esempio, è un momento quando io mi sono fidanzata con mio marito, quindi è pieno di luci, è pieno di colori e le speranze belle. Questo invece è precedente, non l'ho messo consecutive perché ho voluto fare proprio una cosa così. Questo invece, siccome io abitavo in piazza Santa Maria Novella quando ero piccola, e questi sono dei momenti di mia mamma, mia sorella e io e la bicicletta famosa. E mia sorella che aveva la corda la corda per saltare. Ecco, questo è un momento di grandissima gioia e di grande ricordo. Mentre questa è l'ultima opera di tutto il ciclo perché rappresenta la mia tristezza. La tristezza è che cosa? Perché ho visto questo mondo completamente cambiare. E allora, tra guerre, dolori, eccetera, io sono preoccupata per il futuro, non per me, ma certamente per il loro, per mia figlia, per mio nipote. E quindi ho visto come se qui ci fossero delle bombe che esplodono ed io che pianto, dico peccato, il mondo è così bello. Mentre quest'opera rappresenta sempre io e mio marito, perché sono 86 anni, che siamo insieme, 43 anni di matrimonio, per cui che siamo tutti e due tutto quanto è diventato robotizzato, cioè è tutta una questione di computer, di telefonini, eccetera, non c'è più quella comunicazione che c'era quando eravamo giovani. Quindi siamo tristi, infatti questo è quasi un po'. Questo invece è proprio il primo che mi ha dato l'impulso di fare tutto il resto. E è praticamente la mia famiglia, cioè mia figlia da piccola, mio marito, io. E questo è stato proprio il primo quadro di tutta la serie. Mentre questo quadro è una persona di famiglia, che sarebbe il fratello e la fidanzata di mio genero. E questo è un quadro che dovrò a loro con tanto piacere. E quindi rappresenta la gioventù, la gioia di vivere, eccetera, e mi auguro ogni bene. Anche questo è un quadro a me caro perché rappresenta mia figlia come genero e sua figlia. Quindi è una cosa per me meravigliosa perché ancora loro sono tutti gli alberi, il sole, gli alberi anche qui, proprio perché ci penso lo metto comunque sempre perché per me è un albero che ha molto significato e quindi sono piaciuti perché sono pieni di colori, questo quadro è pieno di colori e loro lo stesso, quindi per me lei è la mia gioia come tutti i colori, quindi ecco questo insomma il quadro che voglio rappresentare. Questo invece entra sempre in un quadro di quando ero giovane di mio marito e quindi eravamo fidanzati allora e quindi è un quadro di perplessità, di andare avanti, di vedere quello che poteva succedere. Mentre questo quadro sono sempre io, in varie, dunque qui quando ero giovane che avevo passioni di musica, di sci, di sport, eccetera. Ma invece qui quando io aspetto mia figlia, qui quando mia figlia è nata e questa quando mia figlia è più grande. Quindi in questo quadro rappresento tre fasi di cose, perché altrimenti avrei dovuto fare 50 quadri per raccontare la mia lunga vita.
Questo rappresenta me e mia sorella, che ho 8 anni. E appunto quando lei andava a scuola, lei andava all'asilo, per lei ci vuole pochissimo, e quindi siamo sempre stati uniti da piccola e da piccole e da ancora. Questo invece rappresenta sempre la fase di quando ero piccola con mia mamma, la mia straordinaria mamma, mia sorella e io. Il sole e l'amore era sempre giallo, perché era bello, era un periodo veramente di gatto che a casa mia c'è sempre stato. E quindi rappresenta questa fase di quando ero piccola. Mentre questo qui rappresenta un momento felicissimo, che è mia sorella e io, mio marito e il mio cognato. Siamo solo insieme praticamente, perché è stato un nuovo fidanzamento. Questa era la famosa Nanchina, che era di mia sorella, che è stata pochissima, perché questa Nanchina piccolissima e noi ci andavamo tutte e quattro, quindi era un problema, però a me ricorda tanta felicità. Mentre questo quadro rientra nella fine, quasi degli ultimi, perché rappresenta sempre Matrix, qui le torri che di New York, le bombe, dopo i grandi che Mario muoiono, rappresenta un po' la tristezza del momento dell'altro quadro, dire dobbiamo stare attenti a questo che non lo sappiamo. Bene, Anna, sei meravigliosa, fai delle cose stupende. E allora sono curioso, la prossima volta che ci farai vedere? La prossima volta sarà tutt'altra cosa, naturalmente ritornerò ai paesaggi, a tante, però io sono molto d'impulso le cose, le mie mostre, fino all'ultimo ogni anno faccio una mostra, ogni anno non so mai cosa, però devo cambiare perché così mi piace. È bello, sì. Auguri, grazie. Alla prossima. Grazie. Ciao. Ciao.